è tuo. Allora sembra che poi quello che vagava e sembrasse non avesse un fine, una direzione, ecco, tradizione, come poi con calma, atto il bella monaca, non piove mai, si prende atto il bella monaca, non piove mai. Salute, e poi gli fa le domande, venita con noi. Quindi, no, quello che mi ha colpito poi è che quello che vagava, sembrava non avesse direzione, alla fine giunge ad una conclusione, che sembrava un personaggio secondario, e gli hai dato un ruolo come se dovesse realizzare quello che poi cercava. Ah, che bello, si è spento i potenti mezzi del cinema, cioè quelli del riscaldamento. No, davvero, quel personaggio secondario, decisamente secondario, insomma, che vagava per tutto il film, un ex poliziotto a quanto pare, trova nella sua direzione girovagante, insomma, la sua non direzione, gli hai dato poi il finale, cioè il botto finale. E quindi sembra davvero che gli altri poi, c'è la chi voleva la direzione di farsi la famiglia, non riesca. Ed è il fratello che poi viene ammanettato. E poi l'altro personaggio, che poi meravigliosamente interpretato da Libero De Rienzo, che aveva anche lui un fine, era quello di acquistare la donna, non riesce. Cioè. Tutti personaggi allegri, positivi e vincenti, non hanno dato questo. Cioè. Capisce la constatazione. Allora, come dire, sembra veramente che non ci sia speranza. Guarda, diciamo, sembra che non ci sia speranza soprattutto nel finale, però secondo me quello che mi piaceva mettere in scena era, in un contesto in cui dall'inizio sembra non ci sia speranza, in realtà i protagonisti hanno tutti un'energia quasi innaturale, l'energia di reagire, l'energia di trovare l'alternativa, l'energia, la volontà di non arrendersi anche quando tutto è nero e anche quando quello che si sogna è soltanto la normalità. Quindi è già complicato vivere con un sogno che è semplicemente quello di vivere una vita normale. E non si ferma neanche chi ha la vita, il percorso più torbido, come il poliziotto, no? Che è stato, non ha avuto giustizia, nonostante lui abbia inseguito la giustizia con il suo mestiere, con il suo lavoro, abbia cercato di farla rispettare. Poi quando serviva a lui si è reso conto che era il primo che non l'ha mai avuta, e quindi i palazzi per i quali ha sempre lavorato non l'hanno poi protetto, non l'hanno proprio rappresentato, non l'hanno aiutato, insomma, perché colui che ha inseguito e per il quale cercava giustizia l'hanno messo dentro una settimana, di lui mi sta dicendo, poi in attesa di processo è partito e nessuno l'ha più trovato. È chiaro che è una storia di personaggi dove sono tutti un po' perdenti, insomma, dove si fa... È difficile vivere, però fino alla fine nessuno perde mai la speranza, nessuno perde mai la forza, la voglia di reagire, e si chiude anche, è vero che si chiude in maniera drammatica per quanto riguarda la vicenda del poliziotto, ma si chiude con il pregiudizio naturalmente, ma pregiudizio da tutti i punti di vista, non soltanto Romolo è quello che è sbagliato e quindi sicuramente è lui, colui che ha fatto la rapina, ma c'è il pregiudizio anche del padre verso il figlio buono, che il figlio buono non viene creduto perché non è possibile, perché tu sei sempre stato quello onesto, perché tu rappresenti quello, non è possibile che sei quest'altro, quest'altro è Romolo, e quindi c'è il pregiudizio sia in un verso che nell'altro, l'assurdità di urlare la verità e nessuno che ti crede, quando invece stai urlando la verità, nessuno che ti ascolta, c'è Guglielmo che proprio non gli entra dentro le orecchie perché non è possibile, basta questa cosa qui, perché
hai sempre rappresentato altro.